nell'episodio precedente. È vero che è il tuo primo viaggio sul treno? È vero? Sì, sì. Ok ragazzi, siamo appena arrivati finalmente dopo 4 ore di viaggio. Tanti auguri, auguri. Sono felice, adesso prendiamo qualche pensiero per mia mamma, per tua mamma. E poi torniamo perché sono stanco, molto stanco. Siamo in hotel. Il telefono. E stavo schiacciando il telefono di Dalila. Comunque, adesso che abbiamo tanta, tanta fame, queste due teste intelligenti cosa hanno pensato di fare? Perché non prendiamo i sai che bon, che c'è il bollitore in stanza? Il bollitore non c'è in stanza? Però io avevo letto che c'è il bollitore in stanza. Ci fosse. Ma come li cuciniamo ora? Appunto, come li cuciniamo? L'unica cosa, l'unico modo per cucinarli è l'acqua della vasca. Facciamo così, amore. Tu fallo con il tuo, lo assaggi. Se vuoi è buono lo mangio anch'io, se no io mi tipo se ne mangio qualcos'altro. E così. No. Ma deve essere l'acqua bollente. Certo. Secondo te è potabile? Non lo so. Ma perché non usi quella del lavandino? È un po' illegale questa cosa. Basta! 3 minuti così devi lasciare. Che cazzo fai? È giusto! Amore, ma deve sorpassare gli spesso. No, amore, l'ho sorpassato. Boh, secondo me gli erano male. Vabbè, aspettiamo 3 minuti. Ok, sono passati 3 minuti. Ci riuscirà il caro Drake? E la cara Dalila a riuscirci? Cioè, a mangiare? Allora, proviamo. Bella. No, speriamo, anzi. Prima lo devi mescolare con cura. Togliere tutto il coperchio, c'è scritto. E mescolare con cura. Cioè tu devi dire, oh mamma che sei bella mamma, con cura. Amore mio, sei buonissimo. Sembra crudissima questa pasta. Molto molto cruda. Però si prova comunque. Non si dice mai di no. Che c'è qui? Non c'è niente, ma molto buona. Molto molto buona. Molto. Prova tu. Io il mio l'ho fatto meglio, credo. Ma ancora i miei non sono pronti. Io l'ho fatto meglio, sì. Cruda, vero? Come mai si alzano tutti insieme? Cioè, guarda. Cottura perfetta per andare in ospedale. E dopo aver sboccato, letteralmente, per quel cibo che faceva letteralmente schifo, andiamo a fare una bella passeggiata e soprattutto stiamo vedendo qualcosa di molto colorato su cui sicuramente saliremo. La 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 la. Che bella! Proprio quella lì. Sembra lontana, ma in realtà è vicina. Guardate i miei capelli, se guardate da sotto, fanno altamente schifo. Buonasera. Fanno altamente schifo. Ma tu non hai le vertigini? No. Non hai paura di salire là sopra, là sopra, io là sopra? Io prendo sempre l'aereo. Oh, che c'è? L'aereo va sopra le nuvole. È la prima volta che salgo in una ruota panoramica, quindi figo, figo. Ciao raga, ciao, sono famoso. Yuhu! Oh mio Dio, c'è moltissimo. Un altro piccolo spoiler del video. Mamma mia che figata. Raga, c'è stato un malfunzionamento e ci siamo bloccati proprio sopra in punta. Voi vi rendete conto? Bene raga, Drake è finito. Ciao bimba, anche tu morirai insieme a me. Ma se tu starnutisci si muove di più. Vabbè. Amore, ti piace questo palo? No, che non l'ho baciato. Non mi bacio. Non l'ho baciato. Sì, l'hai baciato. Scusa, possiamo fare una foto? Certo. Comunque amore, mentre facevo delle firme, una firma l'ho fatta sulla tua schiena, tu mi hai detto non macchiarmi la maglietta. No amore, no, non è bello. No, non è bello. No, no, mi incazzo. No, no. Non sei macchiata, tranquillo. No, che stiano macchiati, ammazzo. Possiamo andare? No, no, che passiamo, fammi la foto con il telefono. Amore, non mi fa fare foto, si è bloccato. Da. Dobbiamo andare, dai. Allora, mi devo far conoscere tanti. No, no, no.
le palme anche di notte. Ma non si vede, ah no, sì, si vedono. Sì che si vedono, sono sempre presenti, sempre qua. Fatti riconoscere, fai figure di merda. Amore, lo vuoi un palloncino? No. Lo vuoi un palloncino? No, no, amore, non lo voglio il palloncino. Vuoi un palloncino? No, 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 okay. non lo voglio, non lo voglio. Quale io me ne vado, ciao. Vieni. Amore, non lo voglio. Vieni qua. No, ti serve un compagno per tutta la serata, vieni. No. Hai detto fai cazzate. Vieni. No. Amore, quale vuoi? Che figura di merda. Quale vuoi? Scegli. Ma non lo voglio, ma posso mai a 20 anni camminare con questo coso? Ok, non mi fare figura di merda. È il suo compleanno. Allora, c'è Marshall, insomma, c'è Cars, c'è SpongeBob. SpongeBob. Ti vuole regalare. Ok, SpongeBob. Da piccolo non li prendevo mai. E li prendi da grande, no? Dai la mano. Hai capito? Non ti devi vergognare. Dai la mano. Amore, tiralo su. Portalo tu. No, è un regalo che ti ho fatto. Ah, contenta? Sei contenta o no? Tienilo in aria, fai vedere che hai sponso. Bene, salve. Scusate. Ciao, ti ho regalato un palloncino alla mia ragazza. Ciao. Vuoi farvi una foto? Sì. Benissimo, ma basta SpongeBob. Grazie, ciao. Grazie. Allora, amore, non rompere il cazzo. SpongeBob, sei contento che ti stiamo portando insieme? Ciao SpongeBob. È il tuo regalo per il... Quello mi fa. E anche quelli di 40 anni lo portano. Ma guarda che figata. Le persone sono a mare, dopo ci andiamo. Portiamo pure SpongeBob però. Tesoro, lo affittiamo quel coso? Il risciò che cammina. Lo devi affittare oggi. SpongeBob viene con noi. Non vola SpongeBob. Portami via. Che mi sento di morire. Quello da 4, da 2. Salve, vorremmo affittarne uno da 2. Quindi un riscio piccolo. Sì, da 2 posti. Più SpongeBob. Ah, il nostro SpongeBob. Messo. Prego. Salve. Bella zumba che hai. No, Gri, no, vai guarda. Piano. Cristiano, più. C'è la macchina dietro per me. SpongeBob, tutto ok? Aspetta. No, ma... C'era l'albero, c'era il fottuto albero. Ma SpongeBob ha sbattuto con gli alberi. Sì, ma le macchine sono le... Come vedete? Abbiamo i fari? Non lo vedi? Wow. Tesoro, abbiamo sbagliato. Perché? Abbiamo fatto il giro. In che senso? Dovevo andare da quella parte. Ah, più in là? Mi sa... Abbiamo sbagliato. Ha sbagliato lui strada. Larga, se no SpongeBob si fuga nell'aria. Lo so. No, Spongy. Si vola! Vai piano! 130! Cristiano, ti ricordi che c'è una bici? Fammi sognare per una volta. Una. Ciao SpongeBob, ti stai divertendo con noi? Oh mio Dio, pensavo fosse volato. No, SpongeBob. No, SpongeBob. Vai dietro, coglione. Piano. Ciao, amici. Te lo posso dire una cosa? Ci sono troppe persone qua. Sei sicuro? Largo. Ciao, raga. Cristiano, le mani nello sterzo. Piano! Ciao bello, fatti una foto al volo. Ciao bello. Ciao. Raga, largo. Tranquillo, non pedalare, tanto. Ma tanto ci pensi tu. Amore, andiamo a mare. Amore, ma io non ci arrivo a malapena. Torna alla base, raga. Ora siamo di salita. Vabbè. Qui dobbiamo pedalare tutti e due. Hai sbagliato strada, non c'è la marcia indietro qua. Mi dispiace, ma qui non c'è. Scendi! Bravo! Occhio. Ora devo guidare io. Allora, ragazzi, io ho la patente. Bla bla bla, io ho la patente, io sono di qua, io sono di là. E poi mi fa traballare. Spongi, tutto ok. Adesso freno di botto. Ma che cosa fai? Ritardata. Oddio SpongeBob! Veloce!
Grazie, grazie Reggio Calabria. Andiamo in stanza che sono stanco. Sono stanco morto. Buonanotte. Buongiorno. Stanotte abbiamo talmente dormito tanto che stamattina non siamo arrivati per la colazione. Siamo stati a mare e adesso la signorina qui di fronte vuole andare per forza al Mac. Io voglio mangiare al Mac. Anche tu. E quindi dobbiamo portare al Mac. Ma essendo in vacanza e non avendo un mezzo, dobbiamo arrangiarci, dato che treni purtroppo non ce ne sono. Quindi andremo ad affittare una bicicletta, o meglio ci proveremo, elettrica, e ci saliamo in due. Cosa un po' illegale, ma ci proviamo, perché con Drake tutto diventa legale. Ora, ma se ci fermano, ci facciamo una foto con loro. Prova a salire. Ti prego, non fare lo stupido. Buongiorno. Guarda avanti. Sto barcollando. Barcollo, sto barcollando. Amore, amore, ti prego, fermati. Guarda che bello il mare. Amo. Buongiorno, buongiorno. Amore, buongiorno. Fermati. Ce l'abbiamo fatta. Sono passati pure i carabinieri, ma ce l'abbiamo fatta. Ma di come ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante. Io adesso entro, prendo qualcosa al Mac e poi ci mettiamo sul lungomare a mangiare. Tutto fatto. Come on. E siamo qua. Kenshi. Ce l'avamo lasciati sulla bici, l'abbiamo riconsegnata, ci siamo riposati, dato che stasera, nonché fra poco, ci sarà un evento a San Lorenzo, perché oggi è sabato, sabato 10, ed è San Lorenzo, e stiamo appunto andando nella festa ufficiale di San Lorenzo. Cioè erano tanti DJ, niente, quindi abbiamo dormito tanto, in modo tale che possiamo stare svegli più a tardi. Vuoi? No. Che ne pensi? No, non penso. Non so se l'avete capito, ma siamo entrati e adesso ci godiamo la serata. Non so se qualcosa si sente, però nel dubbio. You can.